Vediamo. Guarda, guarda, guarda. No, no, si è distratto. È lì, Papone. Aspetta, aspetta, Vai, aspetta. Papone. L'abbiamo quasi Dai, attirato. dai. Un maiale selvatico con lo smoking. È lì. Vieni, vieni. Papone. Su. Bravo. Vai, vai. Bravo. Visto, Ok, visto, visto. aspetta, Funziona. aspetta. Vieni qui dietro, Papone. Guarda, Papone, girati. Vedi che lui li usa. Papone, qui. Vieni, vieni, Papone. No, abbiamo preso un No, altro. però Ecco, si era è arrivato avvicinato. anche No, no, no. Papone. Tre, guarda, guarda, l'ho Papone, dai. visto. Sono lì. No, Papone, non là in fondo. Qui. Qui, Papone. Oh, Bravo. bravo. Vediamo È se ci segue fino addestrato, al eh? portale. Vieni, vieni, Papone. Senza scrivere nulla, deve essere lui a seguirci. Ci Vieni, segue, vieni. ci segue. Vai, ne ho buttato uno. Spostati, se no lo prendi tu. Ok. Guarda, Papone. Oh, guarda che maialino bravo. Vieni, Papone. No, non Cristi. No, Cristian, era Cattivo. per Papone. Dai, tieni, Papone. In giro. E ha fatto un bellissimo disegno, però. Papone, Chi è che l'ha guarda. Ti preso? faccio un regalo, Papone. Guarda, ho l'oro in mano, Papone. Guardalo subito, Papone, un subito. blocco. No, non tutto! No, non tutto! No, 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 dammelo a me, dammelo a me! No, 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 no,
Papone, no, no, Papone. Non... Lui è accanto a tutto. Secondo me lui è ricchissimo in realtà. Ma ha già buttato questi. Papone, guarda, ci butta le... degli gambalini di diamante. Dai, Papone, aspetta, ti faccio un regalino piccolino, Papone. Ma secondo te se tengo in mano queste si offende? Oddio, ma quelli non so se avevano lo smoking. Bravo, Papone, ha capito tutto. Papone, tieni. Dai, prendilo. Prendilo. Dai, prendilo, Papone. È tuo, ringraziato, Papone. Ringraziato, hai visto? Ha fatto la danza del ringraziamento. Se lo metto adesso. Se l'ha messo! Che carino! Papone! Bravo, bravo. Sei un grande, evviva, evviva! Top, top maiale proprio. Non per essere, cioè, non, spero che non sia un'offesa. È un maiale con lo smoking. Siccome l'arco di Cupido non mi piace, tieni questo. Tieni, Papone, ti ho dato un'arma. Papone tua. Papone! Papone. Anch'io lo leggo così quando... Ce l'ha? Secondo te l'ha presa? Secondo me sì. Guarda, guarda, è affamato proprio, è brutto. È proprio super affamato. Che altro gli possiamo... Ah, ho altri due archi di Cupido. Oh, tieni, vediamo se lo prende. Guarda quello che da dietro sta lì per prendersi l'arma. Sì, Vai, Papone, prendila. Guarda, gli sta dando una... guarda, siamo gentili tutti. Anche Lione gli ha dato un'armatura. Guarda, stiamo... Ma no, stiamo aiutando i nudini grandi. Siamo tutti. No, però questo si è messo in mezzo. No, signore, scoiattolo. 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 Oggi siamo gentili con i paponi qua, con i maiali. No, glieli do io i pantaloni. Questo signor Papone. Oh, ora è tutto vestito, suo. Più vestito di prima. Sì, è giusto per ricordare. Ecco, guarda, ricordare l'inizio. Tieni. Dai, vediamo se telepaticamente riusciamo a farlo. Dai, a fargli usalo. Aspetta, tienine uno, così lo usa anche lui, tieni. Senza scrivergli però, Cioè, sì, solo okay. tu fai quello che poi aspetta. Dovrà fare lui. Aspetta, gliene do un altro. Oh, gli sta droppando anche dei diamanti. Ma Lione è top gentile anche lui. Bravo, Lione. Così si fa. Bisogna essere un po' gentili qua, perché sennò questi qua che entrano all'inizio non sanno, cioè, poverini, no? Magari lui è il prescelto per usare questi razzi, quindi glieli do a lui. Lui può... È il prescelto, Papone. Dov'è? Siamo sempre qua dietro la cosa di diamante. Sì, sì, arriva, aspetta. Guarda, gli sta dando anche dei lapislazzuli. Tieni l'ultimo. Guarda, ti sta dando i lapislazzuli. Che carino. Papone mascotte. Vabbè, alla fine fa quello che può. Gli do anche un po' di esperienza. Tieni, Papone. Girati, Papone. C'è un po' di esperienza qua. La usi. Salga di livello, guardi, così. Faccia anche... No, ho usato il razzo però! Li sta usando tutti così! Magari... No, ecco, ecco, adesso esplodono. Tutti fuochi. Che belli! Bravo, Papone, tenga. Un po' di esperienza per tutti quanti. Oggi siamo gentili con gli utenti. Anche un po' a te, un po' a me. Sì, tanto io ho pochi livelli di esperienza. E io ne ho quasi 60. Ma io sono 63. Oh, allora un po' me li devo sparare anche su di me, sennò qui alla fine. Era l'ultimo arco che avevo in mano, è tutto tuo. Perché io ho questo. Cosa facciamo? Brum bum 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 brum bum 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 bum. Salve. Cosa facciamo? Oh, mi ha dato una bottiglia d'acqua. Avevo proprio tantissima sete, Jay. Tu che rank sei? Guarda che bella sta skin, tutta colorata. Signor Pacos, questo qua è tutto colorato. Ah, quella lì è tutta... Venga. È un gradiente. Dai, aspetta, dai, ti do un po' di esperienza. Vedi, se mi avessero accolto subito così invece che distruggerci sempre tutto, io sarei stato più contento. Ciao, Papone. Ciao.
ci vedremo presto, va bene? Goodbye. Arrivederci, arrivederci. Guarda che carino, ciao. Vedi, quando una skin fa... Oh, aspetta, ci sono delle armi qua, mi sa. Ruba, ruba. No, sono solo cobweb. Sono ragnatele. Le ragnatele brutte proprio. Segreto dei segreti segreti. Stiamo segretamente segretando qui. Aspetta, mi metto al mio posto qui. Aspetta, Poi ci mettiamo i cartelli. I cartelli segreti del. Abbiamo il tavolino che è più grosso di noi. Guarda qui. Vabbè, dai, possiamo ballare la disco qua. Tunz, tunz, tunz. Viva Papone. Tunz, 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 tunz. Allora, praticamente Jay mi stavi spiegando che questa è la nostra zona, no? È la zona dei complotti. Esatto. È la zona delle pianificazioni malvagie. Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Uno sgabello a scomparsa! E cosa c'è di qui? Aspetta, no, perché non è finita. Perché uno sgabello a scomparsa è bellissimo. Ma due sono fantastagorici, fantasmagorici. E poi lo tieni alzati, lo usi come schienale, guarda. Poi se ti vuoi leggere un libro mentre fai la riunione qua. Piano malvagio numero 12, ecco. Allora, oggi leggiamo il piano malvagio numero 12, Jay. Allora, il numero 11 non era... Cioè, è tipo un mezzo fallimento, eh. Andare all'attacco sì, senza armatura, solo con delle bombe mi sembra una cosa un po' rischiosa. Passiamo al 12. Il 12 dovrebbe consistere nel avere delle armature un pochino migliori di quelle che abbiamo. Io ho fatto un po' di PvP con Lucchese nello scorso episodio. Ho visto. Ci siamo presi un paio di armature abbastanza forti, però devo capire come poter ottenere quelle ancora migliori. Però nel frattempo abbiamo preso un paio di armettine che sono abbastanza forti. Te la ricordi? Te l'ho passata prima? O non te l'ho ancora data? Te l'ho data? Quale? O non te l'ho data? Questa il minigun, mitragliatrice pesante, frequenza di fuoco devastante, schifati. Per indirizzare i colpi su un singolo bersaglio. Avevo letto schifati, scusami. Bene, io ho la K. Anch'io ce l'ho la K, guarda qui, guarda qui. E ho anche una pistola. La pistola quella, però questa è la carabina. La carabina, fidati che... Ah, poi c'è una novità, Jay. Blah, blah, blah. Jay, gli outtakes, non è un film questo, non ci sono gli outtakes. Comunque, scusa. I soldi dobbiamo gestirli bene. E siccome ancora non abbiamo chiesto il pizzo a molte persone, dovremmo trovare un modo per far fruttare. Vedi questa polvere? La vedi questa polvere? Questo zucchero frizzantino? Ecco, io ho trovato degli altri posti. È purissimo. Prima l'ho venduto a un sacco di soldi. Però ho visto che nella nostra base, l'altra base, adesso abbiamo anche altre ricchezze da poter sfruttare. E non solo, nelle fogne effettivamente, come diceva Lucchese, ci sono dei posti molto interessanti. Il nostro prossimo obiettivo secondo me dovrebbe essere quello di prenderci uno spawner. Io dico sì, perché concordo. Perché con quello possiamo cominciare a fare i veri soldini. Poi possiamo testare le varie armi senza dover andare in mezzo all'altra gente. Diventeremo ricchi così, Jay. E abbiamo anche un sacco di livelli, quindi possiamo enchantare tante cose. Sai che altro potrebbe servire qui? Un'incudine per riparare i nostri oggetti. Perché se siamo un attimo in pericolo e dobbiamo andare nel nostro bunker segreto, abbiamo bisogno di capito, di aggiustarci. Concordo, tutto quanto. Poi farò delle nicchiette per i piccole incudini. Fai le nicchiette? Non si rompe? Ok. No! Sì, non ho usato Silk Touch. Schifosi. Che brutti, questi cosi non sono puri come il nostro zucchero. Ah! Poi ho trovato... Guarda cosa ho in mano. Rose. Oh, dei regalini per Lucchese. Secondo te sarà felice di riceverli nel prossimo episodio? Ma certo che sarà felice. Guarda qui, guarda, te ne do anche io a te. Una rosa rossa per te e una per Lucchese la prossima volta. Allora, questo dovrebbe servire, se non sbaglio, per curarti. Esatto, serve per quando saremo in battaglia eventualmente. Ho un'idea. Oh sì, dimmi. Ma se ogni volta... Sì. Che grifferemo una base e riempiamo le casse di rose. Sì, ma anche una come simbolo. Nel senso, capito che sono passati lunghi. Solo che sei abbastanza ottimista, perché le varie volte che grifferemo qui, io dobbiamo trovare una base con gente più o meno al nostro livello. Ma sono rare le persone al nostro... Cioè, ci sono persone davvero forti. Io non so se ti è capitato di vedere, abbiamo beccato uno in arena la scorsa volta che ci faceva diventare ciechi. Non so se mi spiego. Quindi se sei cieco come fai a combattere? Fai tipo sparo, così fai. È un casino. In ogni video parli di piedi e
degli esplosioni. Vabbè, ma in questo server le esplosioni sono una cosa buona. Eh sì, però voglio capire qual è il nesso tra i piedi e le esplosioni, ecco. È che le mine vanno sotto i piedi e se le hai ragione. Hai ragione, effettivamente, cioè, ma c'ha ragione, quando c'ha ragione io posso solo stare zitto, che te devo dire? C'hai ragione, Jay. Hai ancora un mazzo di rose da far vedere? Ho delle carote da dare a Papone perché è un maiale. Allora, guarda qui, eh. Qui. Papone, ah, eccolo qui, signor Papone, venga, venga. Mi vede? Signor Papone? Sì. Signor Papone, venga, ho le carotine, signor Papone. Non è che dorme. Ma perché usa il piccone di ferro? Io prima gli ho dato uno di diamante. Tieni. Papone, vieni qui. Papone. No, non tutte, che sennò rimango affamatissimo. Venga qui, Papone. Guardi, qua, qua. Prenda, 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 prenda cibo. Prenda le carote, il suo cibo preferito. È un maiale avvocato o è un maiale papone? È un maiale papone avvocato. È un avvocato dei maiali. Beh, scusami, tu hai mai visto un maiale con un avvocato? Non lo so. Ci saranno dei maiali che hanno fatto dei crimini o che comunque sono innocenti e sono accusati ingiustamente, che hanno bisogno di un avvocato. E lui è andato a coprire una parte di cibo. Di cibo. Sto guardando le carote e mi viene fame. Lui è andato a coprire una parte di mercato che non aveva risposte. Anche perché, per esempio. Mi quando dica. Tu entri nel Nether e no, picchi tutte. Un pig zombie, sì, e lo picchi ingiustamente. Anche lui avrà bisogno di essere difeso. Ecco, perché lui di solito come reagisce, no? Il pigman. Ma che fa? Ci butta le frecce, questo aiuto. Come si difendevano fino adesso i pigman zombie? Ti menavano, tutti quanti ti menavano. Sei uno youtuber, Papone. Forse. Mi ha mandato un cuoricino, Papone. Dovremmo adottarlo. Sì, gli do anche un po' di pane. Tieni, girati, girati, è tutto tuo. Pane, carote, dieta del nuovo millennio. Allora, dov'è che dobbiamo... Ah, sì, dobbiamo andare ad Amsterfeld, seguimi. Che tutto questo? Perché io ho dei mazzolini di rose. Guarda qua, sta a vedere, eh. Aspetta, prova a prendere una rosa. Prova a prenderla. Ok. Prendi una rosa. Oh, sono tutte delle mine. In realtà devi stare attenta. L'abbiamo fatto qui perché è una zona sicura. Voi non fatelo nella vostra base perché vi autogriffereste, secondo a me. A meno che non ci vedete né in zona, allora potete farlo perché poi tanto lo faremo noi. No, non dire così che dai delle idee ai nostri nemici, Jay. Non mi sembra l'idea più giusta. Scusa. Ognuno commette degli errori e pertanto devi mangiare la carota della discordia, dell'imbarazzo. Ma non ho fame. Saltella finché non ti viene fame, che te devo dire? Sussurro più sussurreggiando. Ho capito, sussurro scorreggiando. No. Cioè, io sono entrato qui nello scorso episodio. Facciamo un attimo un giretto. Io ho visto la base, ho intravisto la base modificata e sistemata. Però non è che ho fatto un tour perché, cioè, eravamo di fretta, dovevamo fare PvP. Fammi un po' vedere, cioè, spiega. Allora, innanzitutto qua la doppia porta. Beh, questa c'era già. Però qui molto più bello adesso. Molto più stylish. Un po' di estetica. Lo sai che io amo le librerie sì, ami quindi tipo ho iniziato a cospargere la base di librerie. Però sai cos'è? Che secondo me tu hai preso quelle librerie che sono libri finti che servono solo per decorare. Adesso io provo a vedere, provo a prendere un libro di... Oh no, no, non posso vedere. No, Jay, non mi avevi detto che avevi questi fumetti sticker. Qua, eh? È lo sticker. È lo sticker, sì, sì, gli sticker. Vai a mettere da un'altra parte. Allora, questa zona è già... Oh, belle le colonne qui di mattoni. E poi ci sono anche degli armadietti che non apriremo perché dietro ci sono delle bombe. Infatti tu hai fatto sss perché stavi imitando il creeper che era pronto ad esplodere. Ecco, bello qui il cinema. Cos'è questo? Il cinema con un 12 pollici? Ah, io in realtà qua volevo fare tipo una piccola zona di riunione. O anche tipo, non so, quando dovremo fare... C'è qualcuno di sotto che vuole... Abbiamo parlato di riunioni. Mettiamo gli amici. Vediamo. Oh, è un pipistrello. Che succede, amico? Fai come Bugs Bunny. Salve. Abbiamo delle visite. Cos'è? Deadpool è venuto a salutarci. Salve, salve. Noi siamo famosi, C'è qualcuno che sta girando intorno alla nostra base. Abbiamo parlato di riunioni. Ma girati. Oh. Wow. Wow. Ma sono tutte bottiglie dell'esperienza. È andato via. È sparito. Ma... È un mistero. Uno che piccolino. Sì, te l'ho detto anche prima, era qui sotto la porta. Oh. Che cosa? Qui. Dove? È qui.
qui intorno. Scendiamo. Diamo un attimo un occhio. Chi è? Ah, ma è un udino. È un udino. Aspetta, gli butto un po' di esperienza. Ma qui ci sono due. Sono due. Dove? Ah, ce le sta tirando lui forse. Oh. Lo vedo. Killer Bill, bello messo bene. Tutto in diamante. Ma non può entrare perché questa è una zona. Ma finiamo sto tour. Scusami, prima la tua stanza perché secondo me. No, ma anzi, vuoi partire dalla mia che è brutta? Che poi andiamo nella tua. Ma la che tua è bella. Ancora iniziata. Ma che dici? Da qui, intanto, vedi, ho fatto queste colonnine con le librerie. Sì. Oh, io non capivo cosa servivano. Cioè, questo è per tenere i libri al caldo, giusto? Ma è per tipo sportellino. Però se guardiamo prima la tua e poi la mia, faccio una brutta figura. Perché quindi la mia è molto tipo più crafting. Sì, con le scaline, tutto molto bello, molto bello. Oh, qui abbiamo messo le porte di ferro perché c'avevamo un po' di spifferi. Se qualcuno. Sì, c'era freddo. C'erano un botto di c'era freddissimo. Oh, letto è un letto, quindi è sempre uguale. Però c'hai delle chest che non scurioserò perché sono. Oh! Ma Jay! Sì. Ma tu mi fai salire tanto la stima che ho nei tuoi confronti. Se mi viene a mettere uno sgabello alto a scomparsa, non uno di quelli bassi. Sì, è comodino perché cioè, ti ci siedi sopra e dici: ah, è proprio comodino. Comunque, ma qui ce n'è un altro. Fai finta di dormire. Vediamo se posso funzionare come sveglia. Dimmi tipo a che ora vuoi la sveglia. Alle 3. A partire da ora. Tu du ti tu du ti ti ti. Ma non sono le 3. Un po' di jet lag. Nel senso che sto lag. No, vabbè. Non guardare dietro perché ti spoileri il mio. Non guardare. Okay. Non guardare. Allora, entra e guarda subito qui a sinistra. Così. C'ho una anvil, un blocco di smeraldo e una crafting table. E di qua c'è il mio tocco di opera d'arte. Oh. Hai visto che bello? Guarda. Poi un po' di librerie. Ecco, ancora più bello adesso. Ma un paio, sì, però non sopra qui che qui io sono alto. Ma io l'avevo messo sopra e si è spostato sotto, hai visto? Perfetto. Dunque, stavamo dicendo, però abbiamo trovato un luogo più appropriato per farlo, vero? Già. Ogni volta che si entra in questa stanza dobbiamo fare una risata malefica, ok? Okay. Tocca a te. Prova, potevi farla anche con una voce un po' più così, tipo. No, buonasera a tutti, sono Jay e ho una voce mascolina. Non t'ho mai sentito con questa voce, stranissimo, ci sta un sacco. Fai Red con la voce femminile, per favore. Allora, questa sera dovremmo parlare. No, basta. Ok, scusami. Allora, aspetta. Questa sera dovremmo parlare. Ora ti faccio una skin da Jessica Rabbit. Abbiamo spazio e voglia di un nuovo membro, però deve essere un membro fidato. Dobbiamo imparare a conoscerlo, vedere come si muove. E perché no? Magari troveremo anche un VIP dalla nostra parte, perché non ne abbiamo e secondo me ne avremo bisogno prima o poi. Esatto. È giunto il momento di riposare nella nostra nicchia come dei piccoli vampiri, di dare appuntamento al prossimo episodio e spero che lasceranno un botto di like e anche tanti follow sul tuo profilo, perché che è a 1000, mi sa che mi hai detto che devi fare qualcosa, ma non dirlo. E niente, direi che per questo video è tutto. Se non siete ancora iscritti, fatelo in questo momento che voglio salire iscritti. E mi raccomando, attivate le campanelle perché sai già una cosa. Quasi il 70% delle persone che guarda i miei video non è iscritta al mio canale. Quindi si devono iscrivere e soprattutto attivare la campanellina con tutte le notifiche. Perché le notifiche non arrivano ultimamente. E non lo dico io, lo dice la Palissian. Gli scienziati. Un fior di scienziato. Noi come sempre. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Goodbye. Ah già. E adagio adagio divenni malvagio. Ok.